Grazie, grazie mille, mamma che forte, ecco. Adolfo per l'invito, grazie infinite di questa opportunità. Il segreto dei segreti è un titolo che ho scelto perché è legato al quartiere dove siamo con lo showroom dei Guzzini nel 2013 all'Accademia di Brera, alla Pinacoteca qui a pochi metri, è stata fatta una mostra che si chiamava proprio Il segreto dei segreti ed era legato a un mazzo di tarocchi molto particolare, i tarocchi Sola Busca, il mazzo dei tarocchi completo più antico e fra i più preziosi del mondo. Ma che cos'era questo segreto dei segreti che voleva in qualche maniera essere evocato con questa mostra? Il segreto dei segreti è il nome di un trattato che si credeva fosse stato scritto da Aristotele per insegnare appunto l'ABC della politica al suo allievo più illustre e più eccellente, ovvero Alessandro Magno. Allora, il più grande filosofo con il più grande imperatore dell'antichità, che cosa si saranno detti per arrivare a distillare queste parole, questi precetti, questi consigli in un trattato che si chiama Il segreto dei segreti? Naturalmente il segreto dei segreti non è stato scritto da Aristotele, è un trattato medievale, ma intorno a questo libro, intorno a questo volume, si sono per tanti anni strutturate fantasie, ipotesi, illazioni. Che cosa si dicevano Aristotele e Alessandro Magno che potesse rappresentare il segreto dei segreti? Sapete che ogni volta che voi leggete la parola segreto, omissis, mistero, lì sta il vero fulcro, il vero cuore del potere. Allora siamo veramente nel cuore del potere della settimana del Fuorisalone, un momento che ha il potere di richiamare a Milano più di 400.000 visitatori. Milano è una città che ha circa 1 milione, 1.100.000 abitanti, vuol dire che durante questa settimana una persona su quattro di quelle che vedete in giro è venuta qui per vedere qualche cosa che noi abbiamo da offrire, che noi abbiamo da presentare. Abbiamo avuto il potere di attirare qualcuno che viene qui perché qui trova qualcosa che altrove non trova. William Shakespeare diceva: la bellezza attira i ladri più dell'oro. E che cosa se non la bellezza noi cerchiamo sempre di riconoscere, di rintracciare, di riprodurre anche in qualche maniera? E qual è allora il segreto che sta dietro la creazione e la concezione di una bellezza nuova che possa far tesoro di tutto lo straordinario patrimonio che ci portiamo alle spalle e che attraverso la consapevolezza del nostro presente possa arrivare nel futuro? Perché di questo noi stiamo parlando, una bellezza nuova. Com'è lo stile italiano? Come dice Bonaggiunta Orbiciani a Dante nel 24° canto del Purgatorio, lo stile italiano è il dolce stile nuovo. Nuovo, certo, perché racconta una storia diversa, lontana da tutto quello che abbiamo già visto e già sentito, ma non basta, è anche dolce. Dolce è una qualità del gusto, è qualcosa che va assaporato, che va vissuto. Ciò che non ti tocca, ciò che non ti attraversa, non riesce a essere per noi veramente bello, veramente significativo. È forse questo allora il segreto di questa bellezza italiana che noi cerchiamo ogni volta di raccontare? O il segreto sta nel racconto stesso? Ci stiamo avvicinando al periodo di Pasqua, domenica prossima è la Domenica delle Palme. E nel racconto che fa San Giovanni nel suo Vangelo della Passione di Cristo, leggiamo che le guardie del sommo sacerdote vengono mandate ad arrestare Cristo, ma tornano a mani vuote. Perché? Qual è il segreto che San Giovanni non rivela in questo frangente? Le guardie tornano a mani vuote contro un uomo disarmato. Perché? Perché quando andiamo a San Vitale e rimaniamo abbagliati dai meravigliosi mosaici che ignoti artigiani hanno costruito tutto intorno a noi per immergerci in una luce straordinaria, una luce che richiama forse lo sfolgorio che promana dalle ali degli angeli, dove speriamo, se saremo buoni, saremo accolti all'altro mondo. Oltre a questi straordinari mosaici, che cosa ci attrae nella Basilica di San Vitale? Proprio di fronte al presbiterio c'è un'altra realizzazione artigianale incredibile, forse unica al mondo, un labirinto di pietra bianco e nero che cerca di condurci verso il centro. È diverso da quello che troviamo nella Cattedrale di Chartres, anch'esso opera di ignoti mosaicisti che seguendo le direttive di un artista, di un architetto, di un proto-designer forse, hanno creato sul pavimento della Basilica di Chartres
un labirinto che guida verso un centro molto speciale. Perché? Che cosa accadeva nella cattedrale di Chartres? Non è forse il luogo dove venivano incoronati i re di Francia? Non è forse il luogo dove veniva apposta sulla loro fronte il contenuto di questa speciale ampolla che permetteva loro di guarire gli ammalati, in particolare gli ammalati di scrofolosi? E a San Vitale cosa succede? Qual è il segreto che nasconde questa straordinaria opera di alto artigianato che, rifulgendo della luce che scende dai mosaici, sembra guidarci verso il centro? Ha forse qualcosa a che vedere con delle parole che cercava di dire Medea agli Argonauti? Medea, sapete, aiuta Giasone a prendere il vello d'oro e poi fugge con Giasone dopo averlo aiutato a uccidere lo stesso fratello di Medea. Argo, quindi, la nave parte, fende le acque e a un certo punto fa una tappa. I marinai sono stanchi, tutti scendono e incominciano a montare le loro tende alla rinfusa. E Medea, principessa straniera, principessa della Colchide, quindi una barbara per i greci, eppure essa stessa a rimanere sconvolta dalla bruttezza che vede di fronte a sé. Che cos'è che è così brutto che nella luce declinante del giorno sconvolge e scandalizza Medea? Che cosa stanno facendo gli Argonauti di così inaccettabile per lei? Stanno disponendo le loro tende senza un centro. È il centro, il cuore che batte, che permette di comprendere che cosa stiamo facendo. È la consapevolezza che ci guida al di fuori di queste tenebre di cui parla San Giovanni nel suo Vangelo. Per l'amor di Dio, il predicatore in casa non l'hanno che i principi, diceva, fa dire Alessandro Mazzoni a Don Rodrigo, e con tutto il rispetto, ma insomma qua non è il caso. Ma permettetemi di ritornare su questo punto. Viene la luce ma le tenebre non l'accolgono, e quindi? E quindi cosa succede? E quindi le guardie del sommo sacerdote non riescono ad arrestare Cristo, perché come inizia il Vangelo di San Giovanni? In principio era il Verbo, la parola. La parola non si può arrestare, voi non potete trattenerla. La parola con cui voi raccontate chi siete, cosa siete, il vostro centro, nessuno la può trattenere. È un segreto che rimane ben custodito, ma è anche un segreto che apre le sue ali per arrivare a toccare il cuore di chi riconosce che in quel centro c'è un cuore che batte e che fa la differenza, che c'è una consapevolezza diversa. In principio era il Verbo, era la parola, e la parola non si arresta. In principio era il centro è il cuore che batte. In principio era la consapevolezza di un percorso estremamente difficile, complicato, labirintico, che però ci porta a scoprire qualcosa di noi, che forse altrimenti sarebbe rimasto appunto un segreto. Un segreto legato al potere di raccontarsi con verità, un segreto legato al potere di sedurre con autenticità. Il segreto è legato a una ricchezza che più viene condivisa e più si moltiplica. Un esempio: quando Colbert, l'onnipotente ministro di Luigi XIV, crea le manufactures in Francia, si rende conto che non era più il caso di spendere tutti quei soldi per comprare beni di lusso dagli italiani. E quindi tutte le città italiane, Milano, Lucca, Firenze, Venezia, Napoli, Palermo, che fornivano i beni di lusso più belli alle città del mondo, alle città e alle migliori corti europee, si vedono via via surclassare dalle neonate manufacture. Colbert impianta la manifattura dei Gobelins, la manifattura di Saint-Étienne per creare le armi, la manifattura di Beauvais, la Savonnerie. E a un certo punto, per far fronte alle richieste del re Sole, non per niente il potere è legato questa volta alla luce sfolgorante di Luigi XIV, si trova nella necessità di dover creare una manifattura che crei vetri, la Manufacture des Glaces et des Miroirs. Ora, niente di più facile, qual è in tutto il mondo la capitale del vetro? Venezia, in particolare l'isola di Murano, dove fin dal 962, secondo i documenti, ci sono delle fornaci che creano i vetri più belli d'Europa. Colbert cosa avrebbe potuto e dovuto fare? Andare a Murano, fare la sua migliore offerta e convincere una serie di maestri vetrai a seguirlo nella regione della Lorena, che essendo ricca di silicio, di acqua e di boschi, è la regione dove più facilmente si sarebbe potuta installare una manifattura di vetri e di cristalli. Ma
Il saper fare legato alla soffiatura del vetro era segreto di Stato. Era un segreto vincolato alla pena di morte. I maestri vetrai erano vincolati al territorio della Serenissima Repubblica e chiunque fosse uscito dal territorio per rivelare questo segreto sarebbe stato passibile della condanna a morte. Non sappiamo cosa abbia fatto Colbert per convincere i maestri vetrai a seguirlo, li avrà travestiti da suore, coi baffi finti, cappelli, non lo sappiamo. Fatto sta che riesce a convincere un manipolo di maestri vetrai a tradire la propria Serenissima Repubblica e a seguirlo. Quando la Repubblica di Venezia scopre che cosa è successo, innanzitutto parte un incidente diplomatico molto grave e in più il Senato e il Consiglio Segreto della Serenissima Repubblica decreta la pena di morte e i maestri vetrai vengono uccisi da un sicario appositamente mandato dalla Repubblica di Venezia. Ma era troppo tardi. Perché? Perché il segreto era stato rivelato. Sapere, conoscere, disporre di questi segreti contribuisce a che cosa? Contribuisce alla ricchezza delle nazioni? Contribuisce alla bellezza che viene creata? Contribuisce alla consapevolezza del proprio valore? Osservare e comprendere quello che i segni possono dirci non è forse una modalità straordinaria per vivere di più e quindi per godere appieno ciò che noi stiamo vivendo? Plotino nelle sue Enneadi dice che forse dovremmo abbandonare la vista di cui tutti dispongono e scegliere lo sguardo di cui solo i più intelligenti sanno disporre. La vista ce l'abbiamo tutti, non so, le stelle marine forse anche loro ci vedono, i cavallucci marini hanno degli occhietti, qualcosa vedono anche loro, ma noi riusciamo a vedere molto meglio, molto più in profondità, molto più in prospettiva. Vedere in prospettiva non significa solo avere un punto di fuga lineare che ci fa disporre gli oggetti nello spazio, ci fa prevedere il futuro, ci fa capire che il pezzo di legno che io ho davanti a me domani può diventare un vassoio, un vaso, qualcosa di meraviglioso che toccherà il cuore delle persone. Se voi andate a Vicoforte, un piccolo centro del Piemonte, è un centro molto piccolo, ma dove c'è questo grande santuario che ha la cupola ellittica più grande al mondo. Non la cupola in generale più grande al mondo, ma la cupola ellittica più grande al mondo. Arrivate, sulla cupola vedete il trionfo della Beata Vergine Maria circondata da queste stelle, stelle a otto punte. È utile sapere che queste stelle sono a otto punte, potevano essere a sei, potevano essere a cinque, potevano non esserci. Chi se ne importa della decorazione? Diceva Victor Hugo, se Dio è ovunque la Chiesa è un limite. Perché è importante riconoscere che queste stelle hanno otto punte? In che giorno si celebra l'Immacolata Concezione? L'8 dicembre. In che giorno si celebra la Divina Maternità della Beata Vergine Maria? L'8 settembre. 8. 8. Il fatto che le stelle abbiano otto punte significa che quello che voi vedete non è una semplice decorazione, è una preghiera pietrificata alla Beata Vergine Maria. Guardare vuol dire già pregare, guardare vuol dire già accorgersi che stiamo chiedendo una misericordia. Guardare e comprendere significa già cercare un centro che faccia la differenza. Quando si viene al Salone del Mobile, si ricercano quei tratti di bellezza e di differenza che ci guidano verso i trend, le tendenze del futuro, forse inconsapevolmente siamo portati a ricercare una bellezza che sembra sfuggire a tante definizioni. Cosa hai visto di bello al salone? E tutti ti dicono, ho visto questo, ho visto quella. E perché è bello? Perché quello che tu hai visto è bello? Perché l'esperienza che si fa giù osservando gli oggetti creati dai ragazzi di Creative Academy con i due grandi artigiani, la Gipsoteca Fumagalli e Dossi e Giordano Viganò, e poi entrando in questa stanza delle meraviglie che dà accesso alla Lighting Experience, perché è bello? Se niente ci tocca, che cosa può renderci felici? Se tutto è uguale a tutto il resto e se non abbiamo nemmeno le parole per spiegare perché qualche cosa è bello, che cosa può renderci felici? Con che ricordi ce ne andiamo? Quali segreti riusciamo a custodire nel nostro cuore che poi, una volta trasmessi e tramandati, riescano veramente a fare la differenza? Perché è di questo che si tratta, fare la differenza. Qualcuno un giorno chiese a Mademoiselle Chanel
che come si dice a Milano era una bella sacramenta, le chiesero: Mademoiselle, qu'est-ce que c'est le luxe? Signorina, che cos'è il lusso? E lei rispose: le luxe, c'est la différence. Il lusso è la differenza. Ciò che è diverso ti fa innamorare. Ciò che è inaspettato ti fa battere più forte il cuore. Ciò che ti si rivela ti illumina in maniera che altrimenti sarebbe restata forse sepolta, forse inaccessibile, forse inespressa. Quando si va a Orvieto siamo colpiti dalle, scusatemi, quando si va a Spoleto siamo colpiti dalle meraviglie che vediamo intorno a noi, dal Duomo, dalla città stessa, dall'arte straordinaria che si dipana durante il festival che inorgoglisce Spoleto. Eppure vedete, quando si arriva sul gradino più alto della scalinata che dà accesso poi alla piazza dove è sito il Duomo, solo pochissimi si rendono conto di una cosa un po' particolare. Quando voi guardate la facciata del Duomo di Spoleto, è bella, certo che è bella, è straordinaria, e il paesaggio è meraviglioso, ma quell'anonimo architetto urbanista che ha creato la discesa, la scalinata che porta giù verso la piazza, ci ha lasciato un'eredità che è anche un piccolo segreto che solo chi, come dice Plotino, rinuncia agli occhi banali per trovare gli occhi speciali, riesce a percepire. Perché quando voi vi mettete sul gradino più alto e guardate la facciata del Duomo, il punto più alto della facciata corrisponde perfettamente al punto più alto della collina che vi sta dietro. Il manufatto dell'uomo si integra perfettamente con l'espressione più bella della natura. È un punto solo che vi permette di vedere questo. E di tutte le centinaia di migliaia di visitatori che passano a Spoleto, forse solo pochi se ne rendono conto. Eppure quei pochi tornano a casa con il cuore un po' più illuminato dagli altri. Come diceva Giovanni Pascoli, c'è qualcosa di nuovo oggi nel sole, anzi d'antico. C'è qualcosa di nuovo che ti colpisce, eppure al contempo è antico, parla una lingua che tu conosci già. È bizzarro, è come uno degli oggetti che vedete in basso, realizzato da Andy, uno degli studenti della Creative Academy. Suoni e scrivi al contempo, è una crittografia che ti permette di esprimerti senza farti realmente comprendere, ma qualcuno ti comprenderà. Perché è questo forse il segreto che sta dietro il successo di tante opere che vedete al Salone del Mobile. Il fatto che tu esprima te stesso con libertà e qualcuno ti comprenda. Chi sono coloro che sono veramente in grado di comprenderti? In Brianza c'è stato uno dei più grandi ebanisti, Pierluigi Ghianda, familiarmente detto il Ghianda. Pierluigi Ghianda è l'autore di alcuni meravigliosi pezzi per Hermès e per i più grandi designer che si rivolgevano a lui per realizzare queste opere con un legno talmente meraviglioso. Quando lo toccavi era un legno trattato in modo tale da sembrare quasi seta. E Pierluigi Ghianda diceva che quello che manca nella produzione di massa non è l'occhio, è la mano. La mano che ti dica sì va bene, no non va bene. Guglielmo di Occam e Ruggero Bacone si sono dati botte da orbi nel 300 su questo. Perché Ruggero Bacone dice: l'unico modo che tu hai per imparare è guardare. Il Padre Eterno ti ha dato gli occhi, usali. L'osservazione ti permette di apprendere. Guglielmo di Occam diceva: sì, riempi d'acqua un bicchiere, mettici dentro un dito. Io lo guardo e mi sembra che il tuo dito sia rotto, ma il tuo dito è rotto? No. Allora i tuoi occhi ti stanno dicendo la verità o ti stanno mentendo? È la tua mente che ti permette di arrivare alla verità. Gli occhi, per fortuna, ce li abbiamo tutti. Ma quello che ci permette davvero di vedere, di comprendere, è questa combinazione straordinaria che non crediate si trovi dappertutto. Delle mani sensibili, di un occhio in grado di vedere al di là della forma e dell'apparenza e di una consapevolezza di un processo che arriva a un prodotto diverso da tutti gli altri. Chi crede che la bellezza sia solo nel prodotto, dimenticando il processo, uno non ha mai avuto la fortuna di andare a visitare la manifattura dei Guzzini, dove ogni singola fase del processo racconta una bellezza incredibile. Due, sta tradendo il suo stesso essere
qui a Milano durante il Salone del Mobile, perché qui non raccontiamo oggetti che trovate dappertutto, ma chi se ne frega di un tavolo in più? Qui stiamo raccontando un processo che porta a un risultato straordinario. Ai miei studenti racconto questa storia, che non so se sia vera o no, quindi prendetela come un aneddoto, che parla proprio di questo, di elementi che tutti hanno a disposizione, ma che solo pochi grandi maestri sanno davvero trasformare. Si racconta che subito dopo la guerra, quando Christian Dior lancia il suo new look, quindi una moda molto femminile, molto ricca, con questi panneggi di tessuto che creano, no, queste forme a corolla impensabili fino a pochi anni prima con i razionamenti della guerra, bene, Christian Dior naturalmente era anche uno scaltro imprenditore, quindi oltre agli abiti forniva ai suoi clienti tutto ciò che desideravano, i profumi, è stato lui il primo a inventarsi una serie di profumi con il suo nome in mezzo. D'altra parte, come dicono loro, Dior già nel suo nome ha Dio e l'oro, o è più sei d'inci, si dice a Milano, su no. Quindi, arriva questa cliente che gli ordina un cappello. È una cliente molto importante, quindi è Monsieur Dior stesso a farle provare il cappello. La cliente se lo prova, come si dice a Milano, la stima tutta, era tutta bella, quindi glielo inconfezionano nella scatola grigio Trianon con il nastro, eccetera, ma al momento di saldare il conto, la cliente, che evidentemente era molto importante, ma insomma, non proprio, raffinatissima, gli dice: ah, ma signor Dior, vous avez un bel courage, mi demandate il monde d'argent pour des plumes, des rubans, dice, ma signor Dior, certo che ha un bel coraggio lei a chiedermi tutti questi soldi per quattro piume e due nastri. Christian Dior non aveva un bel carattere, ma in quel caso diede prova di grande sagaccia, quindi sotto gli occhi orripilati della modista e sotto gli occhi agghiacciati della cliente, disfa il nastro, apre la scatola, tira fuori il cappello e lo disfa, toglie tutte le piume, toglie tutti i nastri, dopodiché lo porge alla signora e le dice: signora, se è capace di rifarlo da sola, mi paga solo il materiale. Non sappiamo cosa sia successo, la signora sarà andata da Chanel, non lo sappiamo. L'importante però è che tutti abbiamo gli stessi elementi sotto agli occhi. Io posso andare in merceria e comprare piume, nastri, tutto quello che volete, ma non riuscirò mai a fare un cappello come lo faceva Dior. Perché solo i grandi maestri riescono a rendere speciale qualche cosa di normale. Tutti abbiamo gli elementi a nostra disposizione. Ma qual è il segreto che permette di trasformare un'esperienza banale in qualcosa di indimenticabile, in qualche cosa di sublime? Ce l'ha forse raccontata Aristotele nel suo trattato ad Alessandro Magno, che poi non l'ha scritto Aristotele, non era per Alessandro Magno. È forse questo il segreto dei segreti? O forse, cialtrone per cialtrone, il segreto ce lo racconta questa figura leggendaria, il padre dell'alchimia medievale rinascimentale, Ermete Trismegisto, nella sua tavola di smeraldo. Ascolta la verità, figlio, scrive Ermete Trismegisto, secondo i cialtroni che se lo sono inventati a un certo punto. Ciò che è alto è uguale a ciò che sta in basso. Questa è la forza del sapere, questo è il segreto che ti guiderà alla vittoria, la trasformazione straordinaria della materia con la tua consapevolezza. Cialtrone è inventato Ermete Trismegisto, eppure in queste parole c'è davvero una profonda verità, la consapevolezza della trasformazione della materia. Tutti sono in grado di farlo? No. Ed è forse questo il segreto più bello che qui a Milano ci portiamo dietro e che durante il Salone del Mobile trova il suo apogeo. Quasi un rito bacchico ormai, orfico, con tutta questa gente che va in giro e che non capisce neanche bene cosa sta vedendo. Perché non capisce neanche bene cosa sta vedendo? Perché, come diceva André Gide, tutto guarderai passando, ma l'importanza sia nel tuo sguardo e non nella cosa guardata. Se l'importanza non è nel tuo sguardo, tu puoi vedere tutto quello che vuoi, non vedrai niente. Il cavalier Guzzini può illuminare tutto con la luce più straordinaria e sfolgorante, ma tu non vedrai niente. Se noi ci dimentichiamo che dietro ogni esperienza che ci tocca c'è un processo culturale ed emotivo, difficilmente il Salone del Mobile esercita su di noi un fascino oltre che superficiale.
L'ADI, l'Associazione del Disegno Industriale, ce lo dice. Che cos'è il design? È un processo creativo, culturalmente consapevole. Obbligo i miei studenti e i miei ex studenti a ripeterlo in coro, come il coro del Nabucco. È un processo creativo, culturalmente consapevole. Processo, cosa vuol dire? Che c'è la Valtorta da sola, che c'è il Cavalli da solo, che c'è il Cavalier Guzzini da solo. No, accidenti, è un processo che si fa insieme. Creativo, cosa vuol dire? Che ci deve essere una trasformazione della materia, perché se tutto quello che vedo è un déjà vu, io non vado da nessuna parte, non miglioro, non cambio. Culturalmente consapevole, cosa vuol dire? Che ci deve essere una cultura del fare e una consapevolezza del fare. Noi in italiano diciamo saper fare, gli inglesi dicono know-how. Ehi, attenzione, sono due cose diverse. Know-how vuol dire sapere come. Per noi il saper fare non è solo sapere come, è anche sapere che. Sapere e fare. Insomma, abbiamo un vantaggio competitivo rispetto agli anglosassoni, e usiamolo, insomma, non è che sono tanti. Quei pochi di cui abbiamo però consapevolezza sono di un livello che dovrebbe porci a quantomeno con il giusto orgoglio di dire qui forse riusciamo ancora a fare qualche cosa che fa battere più forte il cuore delle persone. Il segreto dei segreti che conosceva Pierluigi Ghianda, che conosceva Giovanni Sacchi, il grande modellista che realizzava in legno tutti i modelli degli oggetti che poi sono diventati icone del design italiano. Se andate al nuovo museo del design di Stefano Boeri li vedete, vedete la televisione Brionveghe, lì vicino vedete il modello in legno che faceva Giovanni Sacchi, vedete le macchine per scrivere Olivetti, lì vicino vedete il modello in legno di Giovanni Sacchi. Ettore Sozzas diceva che era talmente bravo Sacchi che dopo che ti aveva fatto l'ultimo modello in legno quasi ti passava la voglia di produrlo. Non stiamo parlando di oggetti raffinatissimi che andavano nelle case dei più grandi committenti, stiamo parlando di oggetti che andavano in produzione industriale e che prima di andare in produzione industriale venivano realizzati in legno da chi? Qual è il segreto che noi ci portiamo dietro? Quello che noi chiamiamo interpretazione. Sapere interpretare, vedete, è caratteristica di pochi maestri che noi qui abbiamo. Quando noi parliamo con il Cavalier Adolfo e quando abbiamo fatto insieme a loro Homo Faber, questa grande mostra che ha raccontato il meglio dei mestieri d'arte in Europa, abbiamo voluto raccontare che cosa? Dei bellissimi prodotti, sì, ma soprattutto dei bellissimi processi. E i Guzzini ci hanno capito e ci hanno aiutati a illuminare non solo oggetti, ma storie. Storie straordinarie di oltre 900 artigiani che in tutta Europa lavorano nascosti nei loro territori. E allora forse il segreto dei segreti è proprio questa competenza che non può esistere senza l'interpretazione, senza la capacità di entrare empaticamente in contatto con chi è di fronte a noi, fino a tradurre un progetto in un prodotto, fino a tradurre un sogno in qualche cosa di reale, di concreto e di bello. In italiano noi diciamo bello per tutto, una bella giornata, un bello spettacolo, un bel libro. Abbiamo vinto dei premi Oscar con un film che si chiama La grande bellezza, un film che si chiama La vita è bella. Forse qualcosa vuol dire tutto questo. E io vorrei concludere ricordando proprio che questa capacità di essere interpreti, attenti e fedeli è un segreto che i nostri artigiani, che i nostri maestri d'arte sanno custodire, ma non lo custodiscono gelosamente. Sono pronti a condividerlo con chi abbia il rispetto di approcciarsi a loro, come l'ADI suggerisce, con un processo creativo culturalmente consapevole. I diktat, vedete, non vanno bene con la creatività. Le imposizioni non vanno bene con la creatività. Il dialogo va bene con la creatività. Il nostro presidente Franco Cologni ci invita a ragionare su questo. Se Platone
ci ha lasciato tutta la sua filosofia sotto forma di dialogo, ma qualcosa vorrà dire o no? È dal dialogo che nasce la consapevolezza, la sapienza e la bellezza. È dal dialogo fra il design e l'artigianato che nascono gli oggetti che tutto il mondo viene qua ad ammirare. È dal dialogo tra il saper fare e il saper creare che nascono esperienze che ci permettono di far evolvere che cosa? Quello che siamo felici di fare, quello che sappiamo fare al meglio, creare bellezza. Grazie. Vorrei dire una cosa, mi sono commosso Alberto, veramente. Abbiamo partecipato tutti insieme ad ascoltare con molta attenzione, penso, e molto concentrati questa meravigliosa storia che direi è una poesia. Ti giuro, la forza che hai dato in ciò che hai detto rimarrà indelebile, penso, in tantissimi di noi o in tutti noi. E come sai, ti vogliamo avere a Recanati prima possibile, perché vorremmo che questa tua cultura, questa tua poesia, no, in qualche modo venga in un paese in cui, no, che ha dato in Natale a Giacomo Leopardi e che con le parole chiaramente ha comunicato al mondo la bellezza, il saper fare, il bello e l'utile delle operette morali. No, il fascino della luce attraverso la luna che illumina i percorsi, e questo è stato ripreso anche da noi, come tu sai, di recente nelle ultime opere che installazioni che abbiamo fatto. Ma quello che veramente hai detto penso che meriti di una grande attenzione da parte di tutti noi, della società tutta. Io ieri sera sono stato ad una cena con un carissimo amico, no, che ha fatto un'esperienza politica importante in Italia e di grande spessore, perché ha avuto il consenso di tanti, di tanti. Chiaramente sono questo è nuovo, questo è quello che serve per ricreare il nuovo, perché dobbiamo assolutamente colloquiare per poter trovare insieme la soluzione ai problemi e l'apertura verso tutto il mondo, perché poi il nostro dovere in questo momento è stato quello, come imprenditori, di aprirsi verso la competizione mondiale e cercare di svolgere il nostro ruolo di guida sul piano culturale, se non altro, e sul piano, direi, se non di fatturato, perché sono giganti come tu sai, ma io penso che oggi l'azienda che è un riferimento mondiale nella innovazione, nella cultura, nell'approccio alla cultura e pertanto nell'interpretare il segno del Michelangelo, no? o del Tintoretto, o la scultura sempre del Michelangelo, parlo della Pietà, insomma ha dato veramente una grande forza alla nostra impresa nel comunicare, nel reinterpretare insieme chiaramente al direttore dei musei queste opere che sono meravigliose. E questa è l'Italia che è conosciuta nel mondo, a cui dobbiamo dare forza, e pertanto veramente cercheremo di usufruire delle tue competenze, della tua bellezza per aiutarci nei diversi luoghi, no, a comunicare con gli altri. Grazie. Grazie a te. Grazie. Mi permetto solo di chiudere portando a tutti voi i saluti del nostro presidente Franco Cologni, che è un grande imprenditore, un grande mecenate, e tutti pensano che il dottor Cologni, che in tutte le lingue, anche in inglese, dove doctor è un'altra cosa, ma gli dicono doctor Cologni lo stesso, con un rispetto reverenziale, tutti pensano che il dottor Cologni, avendo fatto una carriera straordinaria di imprenditore, sia laureato in Bocconi, sia laureato in marketing, in economia. Il dottor Cologni è laureato in storia del teatro e insegnava storia del teatro in Università Cattolica, e questi sono i suoi luoghi, tirava il sipario al Piccolo Teatro. Perché il dottor Cologni ha avuto così tanto successo nel mondo del lusso? Perché ha saputo portare cultura e autenticità in questo mondo, e credo che il suo esempio sia ancora e sempre di straordinaria attualità, anche quando non è sempre facile reggere la bussola. E quindi i suoi saluti a tutti voi e i suoi ringraziamenti a te Adolfo. Grazie. Grazie.